Non si capisce perché non sia mai stata trasmessa in TV l'ultima intervista a Borsellino. Però si capisce che è l'ultima. Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un durissimo attacco, soprattutto ai politici, che ha accusato di criticare vanamente la magistratura, di isolare la magistratura e di non svolgere il ruolo che loro compete, cioè quello di legiferare e di far sì che la magistratura possa lavorare con tutti gli strumenti idonei. Ci vuole spiegare soprattutto i riferimenti concreti di questa polemica? Ma guardi, intanto vorrei dire che questa cerimonia in cui è stata dedicata a un'aula del Rosario Levatino ha sicuramente il significato di doveroso riconoscimento alle doti al servizio di questo collega, però questa tabella messa all'inizio dell'aula che intitola quest'aula al Rosario Levatino è anche, mi consenta, un grosso richiamo e una grossa denuncia, ecco perché la ragione del mio intervento polemico, perché dopo la morte di Rosario Livatino noi abbiamo visto qui precipitarsi e comunque tutti fare dichiarazioni dicendo che l'amministrazione della giustizia non doveva essere tenuta in queste condizioni e non dovevano essere tenuti i giudici in queste condizioni di sovraesposizione. E poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che da ben 2 mesi successivi alla morte di Rosario Livatino la giustizia ad Agrigento è paralizzata, cioè non vi sono stati quegli interventi ad Agrigento, come peraltro aggiungo in tutto il resto d'Italia, che mettono la giustizia in condizioni di funzionare. E allora era doveroso in questa occasione fare questa polemica. Fare questa polemica non contro il governo o il Parlamento, fare questa polemica per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica che deve essere la chiave di volta di questa situazione, della risoluzione di questa situazione. I riferimenti concreti circa la situazione attuale in cui si trova la giustizia, è facile farlo. Nonostante l'Associazione Nazionale Magistrati l'abbia già richiesto da diversi anni, cioè da quando cominciarono cominciò a farsi il conto alla rovescia per l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, la magistratura associata ha chiesto che il governo e il Parlamento approntassero un piano globale per la giustizia, cioè una ricognizione di quelle che erano le necessità perché la giustizia sia strutturale, sia in uomini, sia in leggi, per cui la giustizia è funzionante, e degli interventi conseguenti. Di fatto, da un anno a questa parte, un anno, alcuni mesi fa, da un po' di tempo a questa parte abbiamo sì visto entrare in vigore il codice di procedura penale che noi magistrati ci siamo in tutti i modi sforzati di poter far funzionare e poi non è avvenuto più niente. Senta, c'è tuttavia chi sostiene che una parte di responsabilità ce l'hanno anche i magistrati, perché si dice sono troppo divisi al loro interno e troppo spesso legati a correnti politiche. È vero questo? Ma guardi, se la magistratura può sicuramente fare ammenda di divisioni anche violente che vi sono state in passato e in divisioni in gruppi che un po' scimmiottavano le divisioni dei partiti in sede parlamentare, non penso che nell'argomento di cui stiamo trattando la magistratura ha dato dimostrazioni di divisioni di questo genere. È ormai da tempo che la magistratura conduce non solo un'azione unitaria fra tutte le sue componenti per la rivendicazione di questi che non sono interessi di bottega, ma sono interessi di tutti i cittadini, perché la casa giustizia è la casa di tutti i cittadini, ma la conduce addirittura in perfetta unità di intenti con quelle che sono addirittura le organizzazioni degli avvocati, le organizzazioni forensi che qualcuno ha voluto vedere portatori di interessi contrapposti a quelli dei giudici. Ebbene, il movimento di avvocati e giudici per la giustizia è quello che ha promosso in questi ultimi mesi manifestazioni unitarie che hanno avuto indubbio successo proprio per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica a questi problemi che non sono né della categoria dei giudici né della categoria degli avvocati, ma sono gli interessi di tutti i cittadini, e cioè di tutta la popolazione italiana. Io penso che proprio in questo momento parlare di divisioni
divisioni all'interno della magistratura o di divisioni fra magistrati e avvocati sia un pretesto per non far nulla. C'è il rischio concreto di rimanere travolti da una situazione di giorno in giorno sempre più difficile e drammatica. Se il governo e il Parlamento continueranno a emanare con riferimento alla questione giustizia provvedimenti disorganici destinati a durare poco nel tempo, a non risolvere la situazione, cito l'ultimo esempio, quello di un decreto legge che doveva profondamente incidere su alcune disfunzioni che erano state segnalate e che è durato appena un mese, perché dopo un mese il Parlamento non è riuscito neanche ad approvarlo, tant'è che il governo è stato costretto a ripresentarlo nuovamente. Se si continuerà a operare così senza affrontare un piano globale per la giustizia con gli corrispondenti interventi finanziari che dovrebbero arrivare almeno al 3% del bilancio nazionale, è chiaro che la situazione continuerà a diventare sempre più incontrollabile. I giudici continueranno a lavorare e a sovraesporsi e in alcuni casi a fare la fine di Rosario Livatino come tanti altri. I politici appariranno ai funerali proclamando unità di intenti per risolvere questo problema e dopo pochi mesi saremo sempre punti da capo. Grazie.